Ed è un mistero che dura da 10 anni, quello dei roghi spontanei di Canneto di Caronia tra Messina e Palermo. È successo ancora un incendio senza apparente spiegazione. C'era un luogo a Battiero. Ecco i fuochi misteriosi divampati ancora una volta a Canneto di Caronia, in provincia di Messina. Incendi che si sviluppano dal nulla e senza un perché e che da 10 anni terrorizzano la popolazione. Stavolta è accaduto davanti a un gruppo di case non lontano dalla foce del corso d'acqua Canneto. Nel pomeriggio si sono incendiati alcuni tubi di polietilene, di quelli che in genere vengono usati per il metano, una temperatura talmente elevata da fondere la stessa plastica delle tubature. Ma le fiamme hanno incendiato anche alcune canne, seppur superficialmente, la parte più interna dei fusti è integra. Fuochi che divorano di tutto contro ogni logica. Non è la prima volta che materiali resistenti si fondono. Phone, televisori, in passato si è incendiata persino un'enorme cisterna in PVC piena d'acqua. I fuochi misteriosi a Canneto continuano a svilupparsi e i cittadini si sentono abbandonati. Allora, da lunedì scorso, giorno 15 settembre, non c'è più il presidio fisso della protezione civile regionale in via del mare a Canneto. E alla luce dell'ultimo incendio di ieri sera, questo ci preoccupa moltissimo perché il comune e la popolazione si trovano nuovamente da soli.